Autoconsumo per abbattere i costi delle imprese. Questo è il titolo dell'incontro che si terrà giovedì 16 giugno alle ore 18 all'auditorium del Giornale di Vicenza in via Enrico Fermi in città. Sentiamo maggiori dettagli dal responsabile area strategia di impresa e di mercato di Confartigianato Vicenza, Andrea Rossi. Il problema del caro energia è sicuramente uno dei temi più caldi che in questo periodo le aziende stanno affrontando. Consapevoli di questo, come Confartigianato Imprese Vicenza, abbiamo deciso di organizzare un importante momento di confronto sul tema appunto del caro energia, che si svolgerà giovedì 16 di giugno a partire dalle ore 18, con l'intento proprio di poter discutere insieme a un panel di esperti di questo tipo di problematiche. In particolare sappiamo che una delle possibili soluzioni è quella dell'autoproduzione. Da questo punto di vista quindi cercheremo di fornire possibili ipotesi di lavoro ai partecipanti attraverso qualificati relatori sia del nostro consorzio Multiutility CAIM, sia attraverso esperti di Intesa San Paolo, che è nostro partner in questa importante iniziativa. Chiaramente il tema del caro energia si inserisce all'interno di un ambito più ampio che è quello della sostenibilità. Siamo in un momento in cui è importante per le aziende ragionare dal punto di vista della sostenibilità a 360 gradi, quindi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, e da questo punto di vista come Confartigianato abbiamo anche deciso di muoverci attraverso l'attivazione di un centro servizi per la sostenibilità che abbiamo recentemente attivato e che nel prossimo futuro avrà anche la possibilità di erogare una serie di servizi e di consulenze. Quindi invito i possibili interessati a partecipare al momento di presentazione di questo convegno giovedì 16 giugno alle ore 18 e confido appunto in una partecipazione significativa e numerosa. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.